Avviare in collaborazione con la Regione percorsi formativi dedicati all'estetica e agli acconciatori in oncologia, per consentire il corretto trattamento delle pazienti e l'istituzione di un registro per gli operatori qualificati. È quanto si propone di realizzare il Comitato di Coordinamento delle Confederazioni Artigiane Piemontesi, che si è riunito a Palazzo Lascaris per presentare il progetto Benessere in Oncologia. Stiamo presentando questo percorso di estetica oncologica, è un corso di specializzazione per estetiste abilitate secondo la legge 190, che vuole andare a mirare a creare una professionista capace di operare su soggetti che hanno problematiche oncologiche, quindi con capacità sia teoriche che pratiche, conoscenze atte soprattutto a capire la psicologia del soggetto, a migliorare la sua qualità di vita e poter trattare gli inestetismi principali in maniera professionale ed etica. Allora, questo percorso che presentiamo oggi è un'esigenza dovuta dal fatto che negli istituti di estetica e nei negozi di acconciatura arrivano purtroppo sempre più persone malate di tumore. Quindi l'esigenza è dovuta dal fatto che noi operatori dobbiamo assolutamente essere in grado di trattare queste persone nel modo più etico possibile, sicure che quello che stiamo facendo non va a creare problemi, ma anzi aiuta proprio a livello psicofisico, soprattutto aiuta a lenire i problemi che possono essere dovuti dalle cure, dalle patologie. Questo percorso viene affiancato anche dagli acconciatori, che quindi devono fare praticamente lo stesso percorso formativo, leggermente inferiore, però devono accompagnare la cliente, che per noi rimarrà comunque sempre cliente, con proprio l'inserimento di una tricoprotesi, l'inserimento di accompagnarla finché la capigliatura comunque torna.